essere una gran bella prestazione, forse addirittura meritavate qualcosa di più sul piano del gioco. Ma, a prescindere da questo, mi fa molto piacere che venga riconosciuta la prestazione, mi interessava una risposta dopo la partita col Gubbio. Anche lì abbiamo perso una partita che probabilmente non avremmo meritato di perdere, però il momento è brutto, è delicato, e oggi aver avuto questa risposta di questo tipo, anche caratteriale, in un bellissimo stadio ma difficile come quello di Trieste, contro una squadra forte, mi dà grande fiducia e soprattutto dà premio a questi ragazzi che comunque... anche se spesso i risultati non sono come vorremmo, però lavorano bene e almeno oggi abbiamo visto ripagato quello che facciamo in settimana con un buon risultato finale. Non basta nel momento che stiamo vivendo, però è comunque un passo in avanti. Siete stati bravi a reagire a uno svantaggio proprio nell'ultimo minuto del primo tempo, dopo che nel primo tempo avevate creato più voi della Triestina. È stata dura assorbire il colpo, ma ci... Sì. Ti devo dire che purtroppo ormai è diventata una consuetudine. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo subito poco e niente di situazioni, soprattutto così d'azione. E, come spesso capita quest'anno, al primo episodio siamo stati puniti. Il rigore credo ci fosse, netto, ma non sono qui a parlare del rigore, sono qui a parlare dell'episodio in sé, che appena facciamo una minima disattenzione è incredibile con che percentuale veniamo puniti, praticamente il 100%. Però al fine primo tempo, gli ho detto, la mia squadra poteva sembrare un paradosso, ma dovevamo praticamente continuare a giocare come se fosse 0-0, perché sfilacciandoci avremmo solo fatto il gioco della Triestina, che poi soprattutto con Petrella e Mensa, se trovano spazi, diventano pericolosissimi. Quindi dovevamo continuare a essere quadrati, anche perché le occasioni eravamo riusciti a crearle. Va bene, poi c'è stato il rigore, meno male. Alla fine, insomma, la prestazione è stata buona sicuramente.